Buonasera e benvenuti ad un'edizione straordinaria del TGPOT. Io sono Silene Crozza. Buonasera anche da Valentina Hazard. In questa edizione, tra tutti gli argomenti di cui potevamo parlare, abbiamo deciso di parlare di tutt'altro. Parleremo d'ambiente. Passiamo dunque al primo servizio. Direttamente da Scampia ci parlerà di ecomafie e traffico illegale di rifiuti tossici la nostra inviata addolorata. Il ruolo giocato dalle mafie tradizionali è generalmente molto importante nelle attività ecomafiose. Lo smaltimento illegale di rifiuti tossici o di scorie nucleari da parte di aziende che hanno ricevuto l'appalto per la loro depurazione, gestione e messa in sicurezza è considerato dall'Agambiente il più lucroso e pericoloso campo di attività delle ecomafie. In Italia la percentuale di smaltimento illegale di rifiuti tossici va a indicare la gravità delle conseguenze di questa pratica diffusa. E adesso andiamo ad intervistare due veterani esperti del settore trafficanti di rifiuti tossici. Che cosa avete da dire in vostra discolpa? Ui, allora, non ho capito io, noi portiamo questi rifiuti giù al sud e facciamo risparmiare a questi comuni del nord e poi l'altro giorno li abbiamo portati giù e non ci hanno neanche pagato. Allora, non ci hanno neanche pagato? Cioè, zero proprio, non in ritardo dopo un po', no, zero. E noi chiediamo allo Stato allora che ci danno un po' di diritti anche a noi, perché noi facciamo un lavoro utile pure alla società, lo capite? Non è possibile, noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo comprarci pure i mezzi, i camion, i fucili, perché comunque ogni tanto arriva anche la polizia, ci rompe, ci scassa, e allora, che dobbiamo fare? E dopo questo scandalo, credo che comunque la fate la raccolta differenziata. Certo, noi siamo due bravi guaglioni, che te credi? Adesso stiamo giusto buttando... Questo per esempio è un organico. E dopo questa testimonianza, ridiamo la linea allo studio. Ehi, riciclate sempre! Grazie mille addolorata per il servizio. E ora passiamo oltre con il meteopot di Beatrice. Allora Beatrice, com'è il tempo a Napoli? C'è la spazzatura! Grazie Beatrice. E ora passiamo, a caso, al gravoso problema dell'abusivismo edilizio. E dei cantieri in tutta Italia presidiati da queste sentinelle dell'ordine urbano, i pensionati. La parola va a Felicita che ha realizzato per noi un'intervista esclusiva. L'abusivismo edilizio è un fenomeno esploso nelle periferie cittadine nel dopoguerra. In molti casi è stato un sottoprodotto della grande speculazione edilizia e fondiaria e che tutti i tentativi di dare in tempo utile al paese una normativa urbanistica capace di porre un freno all'abuso dello ius edificandi sono falliti di fronte alla coalizione di forze politiche ed economiche variamente assortite. Buongiorno a tutti! Nonostante i meno 15 gradi le nostre interviste non si fermano. E quindi oggi siamo qui in compagnia di due illustrissimi personaggi e andremo da loro a chiedere cosa ne pensano dei cantieri abusivi. Scusate! Ci sento. Camaldisa! Buongiorno, Sante. Cosa ne pensate di questi cantieri? No, mi signor, non ci sono più i cantieri di una volta. Guardate, io sarò breve e conciso, perché una volta i cantieri abusivi non erano come questi, erano cantieri molto ma molto più abusivi. Adesso i cantieri non ho parole. Lasciamo perdere. Ma signorina, ma lei è proprio gentile, ne? Grazie, sì, sono felice. Ora vi salutiamo che andiamo a mangiarci la minestra. Salve a tutti. Bene, ora ridiamo il collegamento allo studio. Grazie Felicita. E ora passiamo a Casale Monferrato. 6.000 morti misteriose in pochi anni. Dai dati, tutti lavoratori o familiari di chi lavorava per la multinazionale Eternit. Forse l'amianto aveva le stesse proprietà della farina? La multinazionale sostiene che l'amianto serva alla produzione dello zucchero filato. Vi piace lo zucchero filato? A quanto pare, alle parti civili del processo più grande d'Europa, no. La linea a Rosaria da Casale. Siamo qui da Casale Monferrato per capirne di più su questa complicata vicenda della polvere bianca. Abbiamo qui con noi un'operaia dell'azienda Eternit, Michela Polvere. Michela Polvere, ma vedo che lei è completamente ricoperta da questa polvere bianca. Cosa ne pensa a riguardo? La situazione è insostenibile. Noi con i miei colleghi non sappiamo assolutamente cosa fare. I nostri superiori non ci tutelano. Siamo disperati perché ci ammaleremo tutti e dopo gli ultimi scandali ne siamo ancora più sicuri. Però non c'è più nulla da fare oramai, non c'è proprio più nulla da fare. Certo, ma avete già pensato a intentare un'azione legale a riguardo?
Ma quale azione legale? Ma non scherzi, non mi vede. Sto benissimo, sono in piena salute. Vado a fare un giro in fabbrica. Stiamo tutti bene, siamo tutti bellissimi. Bene, e dopo queste rivelazioni contrastanti ripasso la linea allo studio. Grazie mille, Rosaria. E per ora non ci sono aggiornamenti. È finito! Ah, il video è finito e ho una bella tazza di...